Ciao ragazzi. Eccoci qua, nuovo video pazzo al supermercato con Nenzina. Siamo qua perché vi vogliamo far vedere gli acquisti che abbiamo fatto al Conad. Dopo l'ultimo vlog, quello là che è stato più prosperoso, dove finalmente la nostra missione è andata a buon fine, perché abbiamo trovato anche finalmente i cosmetici. Quindi guardate per il video per quanto riguarda i cosmetici, il vlog. Qui lo scontrino per i prezzi. Qui lo scontrino per sbagliare tutti i prezzi è pronta, Nancy, per diverti sbagliati. Ma ne sono! Iniziamo subito, ci tengo a specificare che questi video li facciamo proprio per nostra iniziativa, cioè non collaboriamo con nessuna azienda, siamo noi di persona che andiamo nei supermercati, compriamo di tasca nostra. Facciamo la spesa con voi. Esatto, siamo persone normali, comuni che facciamo la spesa e ci teniamo tanto a pubblicizzare, infatti si sta diffondendo tanto questa cosa del bio, noi già da tanti anni che facciamo questi video e fortunatamente si sta diffondendo tanto questa cosa. Sì, anche per i cibi comunque di marche normali, non bio, si sta cominciando a mettere anche ingredienti buoni, non c'è olio di palma, c'è tanto zucchero. Stanno facendo tanti prodotti senza olio di palma, senza grassi saturi, comunque abbastanza. E noi vogliamo consigliare insomma le cose migliori. Perché vi vogliamo bene. Vi vogliamo bene. Non vi vogliamo far mangiare le cose con l'olio di palma. Ormai si sa quali sono le cose dannose e non solo per i cosmetici bisogna utilizzare prodotti buoni, ma anche per il cibo. Quindi leggete gli ingredienti. Leggete gli ingredienti, non vi fidate solo della parola bio, ma cercate prodotti che siano sani e siano non buoni. Non è detto che devono essere bio, ma non è detto neanche che dovete andare in negozi per forza biologici a spendere tanti soldi, anche al supermercato, come vi dimostriamo noi proprio in questi video su questo canale, che si trovano tanti prodotti che hanno un buon prezzo e sono buoni, bio o non bio. Oh, ho fatto una bellissima premessa, grazie! Cosa che abbiamo comprato, infatti ve la facciamo vedere, non è né bio né sana, però è accettabile perché sono i pavesini al cacao. Sono praticamente, cioè metà pacco. E perché sono buonissimi, da quando l'abbiamo comprato. Avete visto nei vlog che li abbiamo guardati anche in diretta in macchina. Non abbiamo resistito. Allora, sono più buoni di quelli a caffè, sono più buoni di quelli semplici, sono buonissimi. Hanno solo 9 calorie per biscotto, sono super leggeri, non sono sani, non sono la cosa più sana del mondo, che comunque contengono molto zucchero. Però ogni tanto si può fare, soprattutto perché non contengono olio di palma, non contengono grassi, non contengono grassi vegetali, grassi idrogenati. Sono insomma accettabili, a differenza di tante schifezze, sono sono buoni, sono veramente perché, buoni. Perché ragazzi, anche se c'è lo zucchero, il cacao li rende amari, quindi c'è questo contrasto dolce amaro. È vero, quindi veramente sono buoni veramente. E quindi mangiati con parsimone, senza esagerare. Poi abbiamo comprato, ragazzi, stanno qui sotto tutte le cose. Sembra tipo la borsa di Mary Poppins. Le gallette di Mike, le nostre amate. Abbiamo detto che noi le gallette adoriamo tantissimo, quelle di Faro. Di Faro, che abbiamo detto, sono buonissime. E sono quelle di super mais. Croccanti. E poi quelle di mais, perché queste sembrano praticamente patatine. Perché sembrano sono croccantissime. I puff. E sono gallette di mais da agricoltura biologica. Sono buone perché sono in questa busta, le abbiamo detto, no? Si mantengono fresche, non si fanno stiridicce. Esatto. Che stiridicce in italiano significa stantie. Non perdono la croccantezza. E poi queste stanno in offerta, stavano in offerta un euro e qualcosa. È vero, quindi le abbiamo prese. Poi ho preso pure queste qua. Queste sono sempre gallette, però sono quadrate. E sono, queste sono buonissime, che sono gallette biologiche di Farro, riso e cruscalarina. Queste si trovano un po' in tutti i supermercati. Quindi è però, questa marca natura. La cosa bella è che sono bio e contengono vari cereali, sono mix di cereali appunto di Farro, avena, poi riso. Ci sono altri tipi pure. E quindi, sì, e infatti qua c'è scritto, qua sopra ci sono vari tipi, però queste sono le più buone. Sono le più croccanti. Appunto, avendo tutti questi cereali, sono buonissime. Ovviamente non hanno olio, zucchero, non hanno nulla di aggiunto. E non hanno lievito. No, non hanno nulla. Quindi noi ve le consigliamo, sono buone. Sia a merenda, a colazione, a posto del pane, sono buone. Vediamo cosa ho preso. Occhi chiusi, vedo. Ok. Il tuo preferito, latte di cocco. Al pro. Questo praticamente il latte di cocco già lo conoscete, l'abbiamo fatto vedere un sacco di volte. È leggero perché praticamente è una bevanda a base di acqua e di cocco. Non c'è solo latte di cocco, quindi è leggero. Non è grasso. Non c'è olio, non c'è
è soprattutto zucchero. Brava, è molto molto leggero, ha pochissime calorie. E state attenti però, perché non tutti i prodotti questa Pro non contengono oli, diciamolo, infatti se tipo il latte di soia, sono sicura, c'ha lo zucchero, c'ha lo zucchero aggiunto, quindi noi non lo compriamo, noi prendiamo solo questo qua. Perché alcune ragazze hanno detto: ma come? Prendete i pavesini con tanto zucchero, poi state attenti magari al latte. Stiamo attenti perché il latte comunque noi lo beviamo ogni giorno. Esatto. E quindi siamo molto attenti. Invece pavesini è una cosa ogni tanto. Quindi infatti il problema non è la piccola quantità di zucchero che ci può essere nel latte, ma è quello più quello più quello. Ovviamente se c'è la possibilità di prendere un latte che è comunque per buono, me è buono, non ho bisogno io dello zucchero nel latte, che a me piace, cioè è dolce, specialmente questo, ragazzi, è proprio dolce, quindi non ho necessità di aggiungerci lo zucchero, quindi ok, lo voglio naturale, visto che poi noi lo beviamo ogni giorno, ogni giorno, quindi ok. I biscotti invece spesso li facciamo in casa, lo sapete, quindi alterniamo molto, ma spesso biscotti. Non li mangiamo neanche biscotti, no, tutte le mattine, quindi ovviamente mangiamo porridge, pancake, la cosa è molto differente. Comunque poi abbiamo preso anche questo qua, questo è il latte di soia, questo invece vedi è buono, questo è una novità per noi ed è veramente straconsigliato, ragazze, perché questo è cereal soia bio, non OGM, quindi buona questa cosa. E la cosa bella è che contiene solo acqua e semi di soia biologici, quindi non ha zucchero, ecco, non ha olio aggiunto. Stessa cosa anche qua, perché prendere un latte di soia senza zucchero ma anche senza olio vegetale aggiunto? Sì, spesso c'è anche l'olio di riso. Perché? Perché non c'è bisogno di metterci zucchero e olio, è buono ugualmente. Certo. Molto spesso loro ci mettono questi ingredienti per mitigare un sapore non tanto buono della e quindi soia. Non va bene, io lo voglio naturale, deve essere buono naturale, non mi devi nascondere. Sì, magari se non ti piace il latte di soia, io faccio il trucco che metto magari un latte di cocco, latte di mandorla, lo mischi fra di loro. Invece di mettere lo zucchero si rende comunque e io vi do un altro trucco, io ci aggiungo anche un po' di caffè oppure un po' di cacao e diventano buonissimi. Questo è mix cereale di riso, farro e orzo, mi piace perché a me piace molto il farro perché è un cereale molto croccante e mi piace, ragazzi, questo è proprio bello, è della marca proprio Conad, costava poco, mi ricordo che costava poco perché le cose proprio a marchio Conad costano poco, però dovete stare attenti perché non tutto ha degli ingredienti buoni. Questo è puro, contiene questi tre cereali, poi voi quando lo cucinate potete aggiungerci dei legumi, delle verdure oppure fare un'insalata di cereali e qualche altra cosa, quindi lo decidete voi. È molto molto buono, ma abbiamo preso questa qua, la tisana linea silhouette, questa Nancy la adora, proprio pure io. Praticamente è buonissima perché questa qua c'ha caffè verde, ragazze, che è ottimo per la linea silhouette, ma anche proprio per magari se siete appesantite e vi volete sgonfiare, no? Anticellulite, drenante, rassodante, quindi questi sono proprio tisane per chi vuole stare in forma e aiuto per ritrovare il peso forma, non è che questa vi fa dimagrire, però vi aiuta a eliminare il gonfiore in eccesso se bevuta regolarmente. Questa è meglio la mattina o il pomeriggio perché c'ha caffè verde, è un po' energizzante. L'ideale è bella di mattina, sì. Di mattina proprio è veramente perché vi dà anche una botta di energia. Farò fare molta perché per questo la sera non è ideale, sono passi la notte per niente del fatto. Poi abbiamo comprato la nostra amata crusca d'avena, la usiamo per i porridge, io la adoro troppo, lei fa sempre i porridge. Questa qua è un fare la colazione leggera, insomma, per regolarizzare, andare in bagno, per sgonfiarsi pigro. Anche questo qua è un alimento molto non snellente, però vi aiuta a stare in forma, avere la pancia piatta, comunque è un, sono la piccole vena cose che fa benissimo, sì, sì, che ti rendono più bella, più snella e bella. Questo ve l'ho detto già nel videovlog, è il mio latte di soia preferito, Soya San, che io compro un po' in tutti i supermercati, lo trovo dappertutto ormai e costa, mi piace perché costa poco, è senza OGM ed è puro, non ha zuccheri, non ha oli aggiunti, è ricco di proteine e lo adoro. Io però non lo bevo sempre tutti i giorni, io alterno anche il latte di soia al latte di cocco, al latte di mandorla, poi sono mattine che bevo il tè, lo yogurt oppure la tisana, quindi io alterno un po' tutto, quindi l'importante, siccome anche con i cereali, alternarli un po'. Sì, sì, è importantissimo, così avete tutte le sostanze da ogni alimento. Gallette! Chiuse nella busta perché l'abbiamo aperta. Allora, queste gallette qua, ogni volta che le apriamo non resistiamo mai. Dobbiamo sempre mangiare prima che facciamo il video, quindi facciamo il video con le poveracce, con le gallette aperte. E quindi perché sono troppo troppo buone. Le gallette di farro, ve lo diciamo sempre, sono troppo troppo, ragazze, buone. Sono buonissime, quando abbiamo scoperto e le abbiamo comprate non le facciamo più a meno. E ormai lo diciamo sempre. Sembriamo noi lo sponsor delle gallette di farro. Vabbè, è vero.
marca, con queste buone. Marca, quindi non ci porta la marca. Però sono buone perché rispetto a quelle di riso, quelle di riso sono tipo un po' sfigate. Queste hanno un sapore intenso, croccante. Ma da quant'è che ve lo diciamo? Da una vita, perché le adoriamo. Infatti, tante tanti di voi ci mettete delle foto, le ho comprate anch'io, è vero, sono molto molto più buone. Provate, ragazze, soprattutto se quelle normali le trovate un po' così sciapite. Queste sono molto molto buone. La marmellata, la questa marmellata. Non è marmellata però, perché praticamente contiene solo frutta. Specifichiamola. Specifichiamo, perché questa è la marchio Conad biologico. Contiene solo zuccheri della frutta, c'è scritto, d'agricoltura biologica. Noi abbiamo scelto questa fragola, poi c'era tutti i gusti. La fragola è buonissima. Infatti c'è fragole 60%, succo di mela per dolcificare. Cioè praticamente la cosa bella è che è frutta. A differenza delle marmellate che comunemente si trovano sul mercato, oltre ad essere frutta biologica, non ha zucchero aggiunto. Voi, se ci fate caso, molto spesso le marmellate hanno zucchero aggiunto. Sì. Questa invece contiene solo frutta, quindi quando voi la mangiate non ha quel sapore dolciastro, è molto naturale e vi mangiate soltanto lo zucchero che è contenuto nella frutta. Lo potete mettere nello yogurt, sulle fette biscottate, sulle gallette, appunto. E appunto sempre di marmellata. È buonissima. Diciamo. Chiamiamola marmellata, ma non è marmellata. Vediamo. È polpa di frutta. Polpa di frutta, okay. Chiamiamola così. E abbiamo preso anche questa albicocca, il mio preferito. Questa albicocca però è di rigoni d'Asiago. Questa è fior di frutta, rigoni di Asiago. Questa è buonissima, anche questa contiene solo gli zuccheri della questa frutta. Questa quanto costava? Questa però di odiata costa un po' in più rispetto costa a quella di della Conad, quindi... Però è buona, sono tutte e due buone di odiata. Meno male quelle con quel sapore sono buone. Noi ormai rigoni d'Asiago compriamo tante tante cose. Però di odiata se tutti cercate i soldi. Infatti che sono un po' cari, volano via perché se cercate magari potete trovare anche come questa Conad un po' più economica che contiene solo frutta. Rigoni d'Asiago invece ha fatto pure la cioccolata, la simil Nutella, crema nocciola al cioccolato, che loro già la facevano ed era buona senza olio di palma eccetera. Adesso hanno fatto anche la versione vegana, quindi senza latte. Senza latte. E infatti noi vi abbiamo fatto un post sul blog con tutte le alternative appunto alla Nutella sane, senza olio di palma, che si trovano al supermercato. Andatelo a vedere, vi lasciamo il link nel box di informazione. Sono proprio buone, ragazzi, sono rimasta sconvolta. Allora, chiunque la prova o quella di rigori, ma ci sono anche altre, nel post andate a vedere, ce ne sono tante, le trovano tutte più buone, buonissime, sono proprio perché sane, perché senti il sapore del cioccolato, della nocciola, e non dello zucchero e dell'olio, del grasso, sono un altro mondo. Noi ci facciamo la carlitella, quella fatta in casa, la facciamo noi, anche di quella diciamo insuperabile, secondo me, perché sai tu cosa ci metti dentro, quindi stai a posto. E poi risparmiamo, quindi noi facciamo quella, anche di quella là vi facemmo il video. Non c'erano gli anacardi, ovviamente. Non c'erano gli anacardi, ovviamente. E io sono stata in anacardi, eri non c'erano, nemmeno ancora. Ma chi li fa gli anacardi? Mi ho preso i pistacchi, questi sono senza sale, insomma, sono semplicemente sgusciati. 99 centesimi è buono, anche se comunque sono pochissimi, cioè te li mangi così. Sì, vabbè, io perché non c'erano quelli con la buccia, altrimenti avrei preso la cosa bella di queste bustine è che diciamo te le porti dietro, tipo uno spezzafame, una merenda, oppure al lavoro. A volte vendono anche le mandorle così. No, ma c'erano tutte, c'erano mandorle, noci, ho preso i pistacchi. Buona merenda, oppure per colazione, ve le portate dietro se magari vi viene fame. E sono molto praticamente ti eliminano la fame, sono spezzafame e quindi serve per la sola di mantenersi in forma, pancia piatta e stare in forma. Anche questo è un consiglio che vi ho dato, la frutta secca una manciata e non un bustone la mattina, proprio tutti i nutrizionisti la danno perché sono cibi che eliminano la, cioè si saziano e ti evitano gli attacchi di fame e queste le abbuffate, quindi fanno molto molto bene. Però gli anacardi erano meglio, veramente ogni giorno mangia anacardi, cioè veramente se camperaggio 100 anni già sapete qual è stata il segreto della sua longevità, è stato gli anacardi. Sciroppo d'agave bio, voi sapete che io utilizzo tantissimo per dolcificare dei dolcificanti alternativi, appunto come vi ho scritto sempre sul mio blog, e vi ho parlato delle alternative allo zucchero bianco, che è comunque un alimento abbastanza dannoso e poi fa molto molto ingrassare. Invece questo ha un basso contenuto calorico e dolcifica tantissimo ed è molto sano e naturale, non fa male, quindi ha un basso indice glicemico. Caro, quanto però costa? €4,40 Però allora €4,40
40 questo prodotto ti dura mesi. Vi posso assicurare che è vero, anche con lo sciroppo d'acero. Sì, perché tu ne usi, hanno un potere, infatti è scritto, un potere dolcificante superiore rispetto allo zucchero di circa 25%. Quindi voi di questo qua, se lo zucchero tipo ne mettete un cucchiaino, di questo ne mettete tipo mezzo, certo. Ma già assai, poi dovete provare a regolarvi voi. Se ne usa pochissimo, e cosa importante, non va male, perché è così denso che non si fanno muffa, niente. Quindi lo compri e vi posso assicurare, a me mi dura mesi. Quindi questo è tutto, ragazze, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mettete un pollice in su se vi è piaciuto. Andiamo! Che si ricorda sempre di dire del pollice. Non vi dimenticate, per noi valgono tantissimo i vostri pollici in su e anche i vostri commenti. Sono pollici dorati, sono pollici d'oro. È vero, perché comunque segno di apprezzamento. Beh, capiamo che vi è piaciuto il video, esatto. Ne facciamo altri di questo genere. Sì, magari fateci sapere nei commenti se anche voi avete provato queste cose, se ce ne consigliate altre, se ci consigliate altri supermercati in cui andare a fare delle missioni. Noi vi accontenteremo con tanto tanto piacere. Vi mandiamo un bacio grandissimo. Ciao. Cioè, pare che stiamo facendo un film porno. Ma non so come mettermi. Pare che mi stai accoppiando col mio braccio. Aspetta, togliamo anche da fare.